Allora, Benny, facci vedere un bel approccino. Tipo ok. Così. È bello? Allora, tecnicamente qui, bella B. Bella G. Ci sta. Hai fatto, secondo me, il colpo, cioè proprio che se io potessi, cioè potessi rinascere, vorrei rinascere questo colpo. Approccio di Benny. Perché tu hai la... che viera che hai nella tua prossima approccio vita. Di Benny, non Benny. Non esagerare. Ok. Riesci a fare questo colpo che è 6 metri di avant green, un po' di green, qua saremo a 15 metri? Sì, okay. No, per di più, una 18. 18 metri. Con questo bastone che ti sta sempre davanti al corpo, riesci a mantenere il ritmo con la parte grossa, quindi col corpo, con le mani che lavorano perché non sono bloccate, però il giusto. Ok, adesso parte la fetecchia. Perché? Allora, intanto cominciamo. Ancora più difficile farlo dall'avant green. Sì. Perché dal raffotto... Ancora con le si passa sotto. Ok, allora, ma dall'avant green, se io provo a fare il tuo colpo, ok... Vai, vediamo. Allora, magari mi parte, però mani davanti al corpo, mi apro e mi chiudo... È già un toppino. Ma questa è la migliore. Però è già un tanto vinto. Non c'era sfida, cacchio. No. Quando faccio il colpo buono non c'è mai sfida, com'è sta cosa? Allora, al di là che... più o meno ce l'ho fatta, per carità, un po' di manella ce l'ho pure, però è difficilissimo. Per non fare flappa, mediamente faccio una pulitella barra toppino, che questa era proprio molto vicina al toppino. Perché? Perché è tanto, tanto difficile riuscire a gestire tutti quei movimenti. C'è chi ci riesce, e se ci riuscite, fantastico, e tenetevelo. Anzi, se ci riuscite... Perfetto, perché il bastone praticamente viene sfruttato al 100%, il bounce lavora in maniera ottimale, non c'è sbilanciamento di peso, non c'è perdita di loft. Riesci a calcolare e sapere come ti arriva il loft ogni volta, che è la cosa più importante per avere il controllo della velocità di partenza della palla, che è quello che ci serve su questi colpi. Ci serve prendere la palla prima del terreno, ok? A flappetta, non dobbiamo fare flappetta, non dobbiamo topparla troppo, perché se la prendiamo sull'equatore con il taglio del bastone fa il doppio della distanza, e dobbiamo riuscire a gestire con che loft arriverà il bastone sulla palla per sapere mediamente quanto sarà lo spin e quanto sarà la velocità di partenza della palla, che sono i due parametri che ci servono per sapere quanto fa quanto farà la palla nel suo totale, ok? Anche l'angolo di partenza, però insomma ci aiuta ad avere un colpo più sicuro. E in tutto questo, visto che tu fai fatica a trovare questa tipologia di tecnica qua, a un certo punto campionato italiano, mi ricordo Ismolas, un vento che non ti racconto, c'è una roba senza senso, ok? Giocavo con mitico Pat Torrione, porco Giuda, giocatore che da, giuro, lì, dal raff, pattava e aveva il broomstick, il pat lungo. E io che ero lì a farmi le mie flappette e pensavo, ma pensa te questo che mi frega col pat da fuori, infatti l'ho subito fatto mio quel colpo. Ma mi sono detto, perché sta facendo questo? Ha finito davanti a una birretta, chiacchieriamo e fa, sai, io ho proprio fatica con le mani a mantenere quell'angolo e quindi... Io patto, dove posso patto? Ho tolto il problema. La seconda domanda è stata, e quando devi approcciare? Quando devo approcciare è non facile. Allora mi sono messo attorno al green e ho cominciato a cercare di capire come fare con il mio swing e la mia sensazione a migliorare. Ed è nato... E qui nacque lo scuzzo. Ok, lo abbiamo sempre chiamato così, non so se esiste o se qualcuno l'ha mai codificato prima, io lo chiamo scuzzo. Cosa faccio? Mani decisamente avanti, prendo un bastone mediamente aperto, quindi un 52, un 54, un 56. Se lo prendi troppo chiuso, il rischio è che ti parte. Togli troppo loft e la palla non parte. Ok, quindi metto le mani avanti, palla tanto sul piede destro. Ti ho visto giocare a volte fuori, palla fuori dal quasi piede. Fuori, soprattutto se è nel raffotto. Dopodiché, a quel punto, cosa devo fare? Giro più che posso la parte alta tenendo ferme le mani, che invece sono il mio problema, perché io cerco, però a quel punto è talmente incastrato il bastone chiuso nelle mani che sarebbe assurdo provare a prendere la palla chiuso nelle mani e anche un po' incastrato nella panza, dici. Non volevo dirlo, però l'ho detto. Sembra quasi, fammi uno strettissimo punto a prendere la palla quasi con la punta, e vi direte, ma perché con la punta?
perché è il punto del bastone dove c'è meno restituzione di forza, perché voglio poter dare un po' di più. Praticamente la manchi apposta. La manco quasi apposta. E un'altra cosa fa questo colpo: fa partire la palla con poco spin, quindi rotolerà abbastanza, però saltando il giusto. A questo punto mi incricco così, gli do un colpetto e, ti... e la palla va, guarda. No, quasi. Ok, chiaramente ho un angolo d'attacco molto incidente, quindi faccio una zolletta incidente, bounce che non lavora più, no, quindi zero. La zolla viene presa, infatti è un ottimo colpo anche quando la palla non è messa bene. E infatti adesso ti faccio vedere l'evoluzione: è stata scoprire che quel colpo, quando la palla è messa un po' male nel raff, ok, la butto un po' giù. Ma te infatti tu non te li fai mai, avevo schiacciellato già. Dato che il bastone lavora tanto dall'alto, è un po' più e uso la punta, ok, che scava di più, perché vedi che la punta va più giù, perché io tengo lo shaft un po' alto, la punta è più bassa, quindi è più facile far scavare un pochino, ok, riesco a far passare il bastone sotto la palla e farla scivolare sempre via. È ovvio, più la palla è messa male, più è difficile, però se calcolate che da quella posizione, probabilmente fra flap, top e quant'altro, è un disastro, già un colpo che comunque va vicino all'asta rotolando, tanta roba. Ok. Praticamente hai preso tutto quello che è un chip shot classico, l'hai estremizzato. Sì, è un po' il tuo chip putt, ma in versione eccessiva, eccessivamente chiusa, eccessivamente angolata dall'alto al basso. Bastone che lavora decisamente dall'alto al basso. Il nome scuzzo probabilmente deriva anche dal è onomatopeico, cioè la palla viene scuzzata via dalla faccia del bastone. Vedi, la prendo più vicino alla punta, vedi che più o meno la prendo qui, perché provateci, guarda, è divertentissimo. Tenete con due dita, se picchiettate, questo potete fare anche sul pad, è divertente per trovare il punto giusto dove colpire la palla. Se lo picchiettate nel centro, ok, il bastone non torce, quindi non si gira su se stesso, ma se lo prendete sulla punta, vedete che si apre, ok, quello fondamentalmente, teoricamente ti fa girare il bastone nelle mani quando la colpisci piena, ma in questi colpi, sapete anche dove viene usata sta cosa del prenderlo con la punta? In green. Quando hai un putt in discesa molto veloce, soprattutto con i vecchi putt, quelli che sono poco bilanciati, dove colpire la palla in punta può, esatto, far rallentare il bastone. E quello fa partire la palla un pochino più piano a parità di swing, quindi dove ne devi fare veramente poco ti aiuta. In questo caso io ne voglio fare tanto, perché come rallento un pochino, la mia paura è quella di incespicarmi e tirare una mazzatella con le mani. Invece io voglio potergli dare forte. Allora, toccandole in un punto dove il bastone non lavora benissimo, lo frego. ho di necessità virtù. No, alla fine va bene. Quindi tutto il lavoro che si è studiato il signore, in questo caso Titleist, per ottimizzare volo, rotolo, spin della palla, prendendo la palla nel centro, tu glielo freghi prendendola in un altro posto. E lui adesso sta guardando il video e dice: ah, quindi devo studiare anche di colpire la palla altrove. Esatto. Mi piace. E a quel punto, qualunque bastone tu abbia, perché magari l'hai scelto con il bounce giusto per l'uscita dal bunker, per il colpo pieno, per il mezzo colpo e quant'altro, non c'è problema, perché lo elimini praticamente. Eh sì, perché calcolate, è molto semplice questa cosa, possiamo dirla? Mi piace. Allora, cosa succede? Il bounce, che è quest'angolo qui, ok? Ok, se lo shaft è perfettamente dritto, per esempio questo bastone ha 10 di bounce, ma se io tengo lo shaft 15 gradi avanti, il bounce è meno di 0, anzi è meno 5 per l'esattezza. Quindi il bounce viene annullato, anche quelli alti, 14, 15 di bounce, li eliminiamo. Quindi il bastone tenderà a scavare molto più che scivolare. Quindi la metti nel buchello con il raffotto, guarda, te la metto con il raffotto dietro. Dobbiamo essere sicuri di prendere prima la palla del terreno, motivo per cui mettiamo la palla decisamente a destra. In questa posizione qua l'angolo d'attacco va a essere molto verticale, quindi non è un problema il ciuffo d'erba che abbiamo davanti alla palla. Oh, ho preso una pallina, questa andava vicino. Perdiamo un po' di spin ovviamente, perché sì, il ferro chiaramente tirato in avanti. E un poi pochino, perché prendiamo in punta, quello toglie un po' di spin. Però alla fine la palla che salta fuori
ruzzola un po', motivo per cui bisogna giocare con dei bastoni abbastanza inclinati, quindi sì, se no il ferro rischio... 7 così non no, decolla parte sottoterra. Però wedgettino, scuzzettino, non ci so. Siamo tirati via dai problemi, è un tipo di colpo che consiglio di provare a inserire nell'arsenale. Poi può funzionare, non può funzionare. Se funziona, quando siete in un buco avete un'arma in più. È tanta roba. Se non funziona, quando siete in un buco, Gigi vi deve una flappa che avete fatto. Questo non è un problema, Gigi paga ogni flappa con una birra. Questo era solo un modo per aggiungere un qualcosina. Fateci sapere qui sotto nei commenti se andrete a provarlo e se magari per voi può funzionare. O se già lo facevate, magari chiamando in un altro modo. O magari trovate un libro dove c'è scritta questa tecnica e non la chiamano scuzzo come l'abbiamo chiamata noi da quando eravamo alti così. Poi io sono rimasto alto così, tu sei cresciuto, infatti, non sei capita sta cosa. L'altro ieri la chiamavi. Ieri, no, vabbè, alto. Andiamo a farci una sfida che mi sento caldo. C'è il polpastrello caldo, andiamo. No, io non vengo. Dimmi tu. Vedi che a te spinna? Quanto spin? Vabbè, però ci sta. Allora, pronti? Pronti. Fai tu e poi faccio io? Parti tu a fare due approcci. Fai un approccio bello. Ok. Siete pronti? Ci siamo? Stiamo andando? Faccio un approccio bello. Allora, Benny, facci vedere.